qui c'è un bambino nato vivo e di fatto ucciso con il taglio del cordone, non seguito dall'immediata chiusura del cordone stesso. Si potrebbe ipotizzare qualcosa di colposo, ma è proprio l'analisi di tutte le ricerche, soprattutto tutte le ricerche fatte da Chiara nel corso del tempo, che ci ha fatto propendere, e ripeto, il GIP, sia il primo GIP che il secondo GIP hanno condiviso questa impostazione. Ora, soprattutto, a maggior ragione direi, alla luce di quanto era successo prima, cioè Chiara nel 2023 incappa, per così dire, in una gravidanza, nel frattempo si lascia con il fidanzato e porta avanti la gravidanza in grande segreto, il bambino muore, anche in quel caso lei taglia il cordone, non interessa per il momento se il bambino sia nato vivo o nato morto, questo farà parte dell'accertamento in corso. Resta il dato di fatto che la gravidanza con queste modalità non ha un esito positivo, e a distanza di pochi mesi, il parto del 12 maggio 2023, a fine anno 2023 lei è di nuovo in stato di gravidanza, non cambia di un millimetro la sua scelta.